un po' di pensieri, perché non ho nessuna ricetta, però mi piace condividere questi pensieri, perché probabilmente, come dicevo prima, non si sente? Diciamo il Presidente degli Stati Uniti con due microfoni. Allora, non mi metto tutto. Va bene. No, dicevo, mi fa piacere condividere anche perché quello che veniva detto prima, di lavorare in maniera più collettiva rispetto ai singoli, è una delle cose che dovremmo un po' tutti sforzarci di fare. E in questi momenti di crisi, la crisi ha un grandissimo valore, forza il pensiero. Ti forza a ragionare, tutto quello che funzionava prima non funziona più. A sto punto ti devi sedere per forza perché è un salto di tempo e devi pensare. E questo pensiero ti fa ripercorrere e ti fa ritornare ai fondamentali di quello che è la vita, di quello che è il business, perché si fa business, perché esisti. E un'altra cosa che ho visto in questi ultimi 2 anni dove la crisi è esplosa, e che stanno uscendo le virtù forti degli uomini, che sono parole forse un po' desuete, come solidarietà, come umiltà, e una parola particolare che sta uscendo sempre di più, che è quella della generosità. La generosità non tanto del ho guadagnato tanto, quindi ti do un po' anche a te dei soldi che io ho guadagnato, questo non è dal mio punto di vista la generosità. Generosità è riuscire a condividere con altri un po' di quello che tu hai di più prezioso, che è la tua competenza, che è il tuo sapere, che è il tuo cervello, che è la tua voglia di fare. E lo spendere un po' di tempo per fare questo può avere degli effetti moltiplicativi enormi. Proprio l'altra sera, giovedì sera, ho avuto la fortuna di cenare con Al Gore, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, che adesso sapete che è concentratissimo su tutto quello che riguarda l'ambiente. E insomma faceva dei discorsi, ed ero proprio seduto di fianco, abbiamo chiacchierato parecchio, però gli ho fatto una domanda, forse un po' che non avrei osato fare in pubblico, no? Ho detto, ma sembri quasi un missionario, cioè è diventato veramente uno che parla solo di questo, prima facevi il vicepresidente degli Stati Uniti, non è che eri proprio così infervorato sui temi di cui stai parlando. Però mi ha raccontato un episodio della sua vita privata, dice, vedi, qualche anno fa io ho rischiato di perdere mio figlio ed è il dolore più grande che può avere un genitore, cioè perdere il figlio. E sono stato vicino a lui in coma per parecchi giorni. Questo bambino, dice che erano andati a vedere una partita di basket a 6 anni con un altro suo amichetto, quando sono usciti l'amico ha attraversato la strada per andare sulla macchina, il bambino gli è sfuggito di mano e ha attraversato la strada, è arrivato un'auto, l'ha travolto, questo bambino è andato in coma, poi adesso ha recuperato fortunatamente. Dice, sai, allora ho avuto tanto tempo per pensare. E mi sono reso conto che questa vita che mi è scappata dalla mano e ho rischiato di perderla è la stessa sensazione che provo adesso per il nostro pianeta, per il nostro mondo, per il nostro ambiente. Cioè, ho l'impressione che ci sta sfuggendo di mano e allora sto andando in giro a parlare, a raccontare la verità di che cosa sta succedendo per fare in modo che tutti noi proviamo a stringere la mano e a mantenere questo mondo che ci sta scappando. Dice, perché domani, quando avremo i nostri figli che si gireranno verso di noi e si troveranno in un ambiente surriscaldato, con i tifoni tutti i giorni, con il livello del mare che, cioè, dava dei dati che veramente impressionanti, cioè che se continua con questa velocità, in pochissimi anni il livello del mare si potrebbe alzare di 1,5 metri. Alzare il livello del mare di 1,5 metri, pensate solo all'Italia, Rimini, Ravenna, Roma, poi c'è tutto.
calcolo che solo un metro, non un metro e mezzo, ma solo un metro di innalzamento delle acque creerebbe più di 100 milioni di persone che non saprebbero dove andare. E le scene del Pakistan che abbiamo visto, o del Bangladesh, sarà una scena non tanto l'eccezione, ma sarà la realtà. Dice, e se non ci pensiamo adesso, dice, quando arriverà il fenomeno, sarà un po' tardi, tutti ci stiamo accorgendo, a vedere proprio dei dati, negli ultimi 13 anni ci sono stati 9 anni più caldi del pianeta da sempre, 13 anni 9. Bisogna usare il martello. La tecnologia è il figlio che mi telefona. Il discorso è anche il fatto di questo ambiente. Il discorso è anche di questo ambiente che ci sono voluti migliaia, milioni di anni per crearsi e in pochissimo tempo si sta distruggendo. Ho fatto vedere una foto di un iceberg che si è staccato. Il fatto che sia staccato un iceberg, si faceva vedere la foto pochi giorni fa, che adesso si è incamminato nel mare e sta arrivando giù verso l'Inghilterra, dalla Groenlandia, che è grande 4 volte Manhattan. Cioè, altro che il Titanic, queste cose qua. Ecco, ma poi questo fare si scioglie, chiaramente.